qui oggi perché come Femin abbiamo aderito alle mobilitazioni europee per quanto riguarda la sanità e in particolare lo stop ai brevetti sui vaccini. Da Bruxelles a Madrid, a Roma, sono tante le manifestazioni e i collettivi e le associazioni di mediche e medici precari che si sono mobilitati affinché la sanità ritorni ad essere veramente pubblica ed un diritto per tutti. Noi siamo qui nel lab vaccinale della città che rappresenta la fumata negli occhi di chi guarda i vertici della sanità calabrese che guardano alla sanità in questo modo, quasi da convenevoli, perché noi abbiamo avuto questa tenda in mezzo al fango con 18 ospedali chiusi, abbiamo avuto un governo indifferente che tuttora ci ignora e abbiamo avuto un commissario tra i tanti incompetente che ci ha fatto assistere ad un piano vaccinale bocciato, ad un piano anti-Covid bocciato, a una gestione di una campagna vaccinale che è andata avanti giorno dopo giorno con singole note alle aziende sanitarie provinciali senza seguire un ordine e senza tutelare le categorie protette. Come movimento europeo è importante l'azione che si sta facendo, la petizione a livello europeo circa lo stop ai brevetti e a livello europeo che si chiede anche lo stop, l'abbattimento del debito sanitario e le assunzioni in maniera cospicua, perché la retorica degli operatori sanitari che erano gli eroi di ieri e oggi sono ritornati carne da macello non ha retto per niente. Specialmente bisogna considerare e implementare le politiche di welfare, in particolare anche per quanto riguarda i vaccini, sia come strumento per abbattere e sconfiggere la pandemia, ma in realtà considerando che è solo la punta dell'iceberg di una gestione neoliberista della sanità, di questa aziendalizzazione che va avanti da troppo tempo. In particolare bisogna pensare anche agli ultimi, agli invisibili, ai migranti, a chi risiede in Italia e in Europa senza regolare permesso di soggiorno e dovrebbe più che mai vedere il proprio diritto alla salute tutelato, perché dal diritto alla salute si va al diritto all'abitare e si va in generale a tutte quelle condizioni che creano la possibilità di vivere una vita degna. Anche noi come Link, insomma tantissime altre realtà di Roma, oggi siamo qui appunto per chiedere la liberalizzazione dei brevetti rispetto alla questione dei vaccini. Come sappiamo, insomma, oggi noi viviamo quella che è non soltanto una pandemia, ma proprio una sindemia, nel senso qualcosa che è stato generato da un sistema che oggi è marcio e malato, che ha messo in ginocchio anche il sistema sanitario in toto e che continua a farci male anche rispetto alla questione dei vaccini, perché non è possibile che ad oggi l'Europa non prenda una posizione
corruzione che ancora oggi l'Europa gioca sulla salute e sui diritti di tutte e tutti attraverso appunto la privatizzazione di quello che ad oggi è un diritto, ovvero avere una salute garantita, avere dei vaccini liberi e accessibili al di là delle questioni economico-sociali dalla quale si viene per tutte e tutti. Il comparto evidentemente della formazione, i luoghi della formazione sono uno di quei luoghi che hanno subito più di tutti appunto questa ingiustizia. Infatti noi ancora ad oggi non possiamo entrare all'interno dei luoghi della formazione, non li possiamo vivere di fatto, perché non c'è stata una gestione neanche concreta di quello che poi è tutta la questione della priorità rispetto ai vaccini. E quindi noi oggi viviamo senza luoghi della formazione, senza dei saperi appunto accessibili, anche per colpa appunto di vaccini che sono purtroppo bloccati da appunto dei brevetti che stringono come una mozza sempre di più oggi. Quello che vogliamo inoltre è anche una ricerca che sia finalmente libera, che sia veramente potenziata ad oggi, che poi è appunto volano di una ripartenza insieme ai luoghi della formazione che sono centrali in questo paese, per non tornare più a quella che era la condizione che ci ha portato a questa sindemia, ma ripartire in modo totalmente diverso, scegliendo finalmente questo paradigma che gioca sui profitti rispetto alla salute, ma che invece metta appunto la salute e i diritti di tutte e tutti finalmente al centro una volta per tutte. La FLC di Roma e Lazio, insieme a tante realtà, oggi è in presidio qui all'Esquilino a Roma come tappa intermedia di un percorso che si avvicina all'importante appuntamento del 9 giugno del WTO, che dovrà decidere rispetto ai brevetti della campagna vaccinale in piena pandemia. Essere qui oggi insieme a Medicina Democratica, insieme all'IC, coordinamento universitario, insieme al coordinamento di Sicura di Te, a tante e tanti, è importante per un motivo molto semplice, perché noi riteniamo che la gestione della pandemia e della campagna vaccinale non sia stata all'altezza del diritto universale di tutte e tutti alla salute e soprattutto alla necessità di far uscire da questa crisi pandemica l'intero paese, l'intera Europa e tutto il mondo. E quindi è importante ribadire due concetti fondamentali. Il primo, che non ci può essere brevetto, non si può sequestrare la salute in nome del profitto, e quindi è necessario liberalizzare, universalizzare la fruizione del diritto al vaccino e quindi il diritto alla cura per tutte e tutti, soprattutto per i paesi in via di sviluppo e quindi quelli sicuramente che hanno più difficoltà in questo momento ad avere accesso alle cure. E il secondo concetto di base è la tappa del prossimo 5 giugno, in cui noi di fatto saremo in piazza di nuovo per fare la pressione necessaria affinché tutto questo venga realizzato per il bene di tutte e tutti e per il diritto alla salute di tutte e tutti. Io vorrei parlare un attimo dell'autonomia differenziata, perché l'autonomia differenziata che non è stata ancora applicata, purtroppo decide tutto, nel senso che ogni regione fa assolutamente come gli pare su 23 materie, che sono non solo la sanità, la scuola, il lavoro, tutte le materie costituzionali. E questa è una grave cosa, perché si viene a ledere il principio di uguaglianza della Costituzione, perché non è possibile che una regione decida una cosa e una decida l'altra. Si vede sui vaccini che ci sono delle, per esempio il Lazio è andato benissimo, adesso è al 19° posto nell'educazione dei vaccini, quindi c'è qualche cosa che non va, insomma. Invece ci vuole un'uniformità nelle cose, chiaro, evidente che tutte le privatizzazioni e le liberalizzazioni sono qualcosa che va contro il nostro concetto fondamentale di Stato e di Stato sociale. Grazie. Allora, oggi siamo qui di nuovo per la campagna No Profit on Pandemic, è molto importante, che noi ci siamo proprio come operatori sanitari, fino adesso siamo stati in prima linea e abbiamo visto questa pandemia, che è stata detta più sindemia, insomma, quindi è più complesso di come ce l'hanno fatta credere, e l'Occidente ha risposto con giustamente i vaccini. I vaccini però solamente per una parte
del pianeta, quella parte ricca, e poi sempre con uno sfondo di profitto. Per questo siamo convinti che devono immediatamente ci deve essere la sospensione dei brevetti. E non ci deve essere nessun profitto sulla pandemia. La pandemia ci ha praticamente detto che il re è nudo. Già prima stavamo in una situazione di emergenza, a partire dalle piante organiche negli ospedali, che sono assolutamente inadeguate rispetto alla complessità dei pazienti di oggi. Oggi i pazienti, da un punto di vista clinico, da un punto di vista di salute, dove noi purtroppo ci ammaliamo anche perché la società è inquinata, e una delle conseguenze della pandemia è l'inquinamento della nostra biosfera, le megacities, i web markets, gli allevamenti, le zoonosi, dove pieni di virus che sono pronti a fare il salto di specie. Ce ne saranno altre di pandemie, non è questo il modo per affrontarlo bene. Per affrontarlo bene bisogna riportare un servizio sanitario che ritorni ad essere servizio sanitario, non sistema, quindi servizio, cioè che deve essere sempre garantito, e quello che è importante è anche la lotta alla precarizzazione del lavoro e veramente operatori adeguati alla complessità dei pazienti di oggi, perché i pazienti di oggi sono sempre più complessi da un punto di vista clinico, da un punto di vista anche umano. Quindi per questo la pandemia, se ci ha insegnato qualcosa, è proprio questo, ma già lo sapevamo, per questo non siamo riusciti a fronteggiare bene fronteggiare bene questa pandemia come doveva essere. Adesso, se non prendiamo in mano la situazione, bisogna cambiare paradigma della nostra società. Io sono Alice Clemente, sono una specializzando e faccio parte di Chi si cura di te, un'associazione di giovani medici specializzandi e camici grigi, tutti quei precari della sanità che hanno lavorato nell'emergenza come me e che hanno potuto toccare con mano quanto lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale ci abbia messo in forte difficoltà nell'affrontare l'emergenza. Questa pandemia ha fatto emergere tantissime contraddizioni sulla gestione del Servizio Sanitario Nazionale e della sanità privata convenzionata e ci ha mostrato come anteporre il profitto ai fabbisogni di salute della popolazione non possa essere la chiave per garantire il diritto e la tutela alla salute di tutta la popolazione, a prescindere dallo status economico-sociale. La campagna di vaccinazione sta seguendo più o meno gli stessi presupposti che abbiamo visto nella gestione dell'emergenza. È stata molto frammentata a livello delle varie regioni, ci sono state grandissime differenze nell'accesso alla vaccinazione tra le regioni del nord e del sud, per esempio, e questa differenza si è potuta vedere anche a livello internazionale. Infatti sono circa 55 i paesi che non hanno ancora ricevuto una singola dose di vaccino e le aziende farmaceutiche, dopo essere state finanziate con più di 80 miliardi di euro a scatola chiusa dall'Unione Europea e dagli Stati, hanno già annunciato che aumenteranno i prezzi delle dosi, e questo chiaramente non permetterà ai paesi più poveri di accedere allo stesso modo dei paesi più ricchi alle vaccinazioni e quindi alla prevenzione e alla tutela della salute della loro popolazione. È per tutti questi motivi che chiediamo che il 5 giugno si scenda in piazza, nella stessa data in cui il WTO dovrà ridiscutere la proposta avanzata da vari paesi, tra cui l'India per esempio, di sospendere il brevetto sui vaccini e permettere quindi la produzione in massa, di modo che tutti i popoli possano accedere alla prevenzione del Covid e quindi tutelare la salute di tutti e di tutte.